La porta del paradiso è troppo stretta per tutte e due. Asti e Pescara si giocano il sogno semifinale in 40 minuti vibranti, intensi e imprevedibili. Un saluto da Davide Chicarella, che sotto la regia di Enrico Bosia racconterà per voi un match a dir poco atteso da tutta la nostra città. Come potete osservare, le tribune sono stracolme di entusiasmo e di elettricità, perché gli Orange, in caso di vittoria, potrebbero festeggiare il primo storico accesso alle semifinali scudetto. Però c'è da fare i conti con una formazione abruzzese di qualità, molto preparata, e che in gara 1 ha fatto sudare le cosiddette sette camicie a Ramon e compagni. Attenzione al pressing Orange, entrambe le squadre non vogliono subire l'iniziativa dell'avversario e giocano molto alte nel tentativo di mettere in difficoltà la fase di impostazione degli antagonisti di giornata, mentre si scatena il nervosismo con Ramon che alza i gomiti, parte tutta la panchina. Purtroppo si apre un capitolo che non avremmo voluto vedere, la tensione è alta, Davi, non bisogna trascendere, è assolutamente importante mantenere la calma e la fiducia. Vampeta avanti, serve Cavinato, palo pieno del numero 7, gran confusione di Diego Cavinato. Quindi è normale, è normale. Adesso una bella azione, adesso bella azione, calcio a Voltino. No, ci credo. Facile presa da parte di Chico Bernardi, mentre prova a ripartire Patias. Attenzione all'iniziativa di Alessandro Patias, finta di corpo, gran conclusione, rete! Testa Orange, tripudio nero arancio, sempre lui, il bomber, Alessandro Patias, con complice una piccola deviazione, ma va bene così. Questo è un bomber. Patias contro Giukis, Patias, battuta, rete! Raddoppio Orange, il bomber, Alessandro Patias, mette la palla nell'angolino e si fa dura per Pescara. Eh sì, abbiamo un bomber. Sul punto di battuta Ramon Buenardite, palla verso il centro, attenzione all'occasione! E sono tre, rete Orange, festa grande di Gabriellino. Palla inattiva ancora una volta. Chi di palla inattiva ferisce, di palla inattiva perisce. In gara 1 ha avuto benefici Pescara, questa volta decisiva la giocata nero arancio. Si conferma ancora di più la stagione fantastica di Gabriellino e di questa squadra stupenda. Sempre fermati al primo round della post season, sarebbe quindi un traguardo storico, l'Eurogol di Ramon. Che golasso, che sassata del capitano, e meno male che non si è tolto la maglietta, stava per lanciarla ed è già ammonito. Che golasso di Ramon, allora aveva un gran bisogno di fare questo gol. È uscito di un non nulla il pallone alto sopra la traversa. Ancora portiere di movimento, palla in profondità, la porta è vuota e Douglas cala il pokerissimo, Corsini per il 5-0, lo meritava. Complimenti a Douglas, colpo di testa da biliardo, cala la notte per gli abruzzesi, festa grande al Palazzo San Quirico. Anche questo qua meritava. Ancora il numero 11 che scambia con Davi. Morgado tenta direttamente il gol e lo segna Chico Bernardi, punteggio tennistico. Che gioia per la Torsida e che gol segnato direttamente dalla sua porta dall'estremo difensore. Che non si stanchi troppo Chico, ricordiamo che vecchietto. Morgado, imbucata, triangolazione, miracolo di Chico Bernardi, paratona da parte del numero 30 senza neanche tuffarsi, senso di posizione. Che giocava il calcio a 5 più bello, tutti si muovono, giocano bene, hanno dei giocatori nuovi. Cavinato, 7-0 e festeggiamento perché è diventato papà per Laura. La dedica speciale a Laura, la sua bellissima figlia, che io fino adesso non riesco a capire come Diego Cavinato ha fatto una bambina così bella, perché è così bella, assomiglia a tutto Simoni, la sua moglie.
Sirena al Palla San Quirico, 4-3-2-1, eccola l'urlo della torcida. Gli Orange sono in semifinale playoff. La corsa allo scudetto prosegue. Un saluto da Davide Chicarella, un ringraziamento a Enrico Bosia, splendido regista di questa fantastica partita. Un grazie di cuore anche a te, Davide. Grazie a voi, grazie Enrico, grazie a tutti. Buon futsal a tutti.